Buongiorno a tutti, oggi siamo all'AML Entraving di Onore per fare due chiacchiere con Andrea Lotetti. Possiamo chiederle qualcosa sulla storia delle AML? Certamente Serena, innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi di aver scelto l'AML come azienda per questo servizio e questa bellissima iniziativa. Vediamo un po' qualcosa sull'AML. L'AML nasce nel 2005, nasce su un'idea di due ragazzi, io e il mio socio, che adesso non siamo più tanto ragazzi. Decidiamo di acquistare delle macchine per incisione laser, delle macchine molto particolari che poi vi faccio vedere, per incidere sul metallo. E da lì poi è nata tutta la storia dell'azienda. Ci può parlare dei prodotti realizzati dalla ML. Il nostro lavoro è un lavoro un po' particolare. Noi lavoriamo sugli stampi, stampi per materia plastica, gomma e cose di questo genere. Quindi noi non realizziamo un prodotto vero e proprio, non realizziamo un oggetto che poi voi potete comprare in negozio, ma lavoriamo sullo stampo. Questo stampo poi va a stampare gli oggetti che voi andate a comprare. Quindi noi lavoriamo su tantissimi oggetti diversi uno dall'altro. Lavoriamo, ad esempio, abbiamo appena fatto un progetto importante per la valigeria Roncato. Abbiamo realizzato gli stampi per tutta una serie di valigie per i viaggi, per le vacanze. Un altro lavoro molto importante invece lo facciamo per Giovanni Rana, dove andiamo a incidere dei cilindri, delle attrezzature che servono per realizzare la pasta ruvida, quindi la pasta che mangiate poi a casa cucinata dalle vostre mamme. Altri oggetti su cui abbiamo lavorato che possono interessarvi: abbiamo lavorato su alcuni stampi per stampare gli pneumatici, le gomme della Maserati, quindi di macchine molto molto importanti. E quindi l'AML fa un lavoro che ha il compito di rendere più belli gli oggetti che poi voi comprate tutti i giorni. I vostri lavori sono molto innovativi. Quali macchinari vengono impiegati? Questa è una bella domanda, Mario, bravissimo. Noi utilizziamo per le nostre lavorazioni macchine con tecnologia laser. È una tecnologia molto molto innovativa. Tu immagina un punto di luce che è talmente forte, talmente preciso, che riesce a mangiare l'acciaio e a creare un disegno particolare. La particolarità è che per usare al meglio questi macchinari si usano poi dei software molto particolari. Quindi è molto importante nel nostro lavoro saper usare bene i computer. Utilizziamo dei software che sono gli stessi che vengono utilizzati per realizzare i cartoni animati come Cars, come Planes, che penso che tutti conosciate bene. E tutto il nostro processo si basa su tecnologie molto molto avanzate e molto innovative, sia nell'ufficio tecnico dove nascono i progetti, che in produzione dove utilizziamo questi macchinari. Come si fa la stampa laser? Come si fa la stampa laser? È un processo un po' lungo e difficile, servono tante persone per farlo. Abbiamo alcune persone che fanno i disegni, quindi preparano la grafica che il nostro cliente vuole ottenere. Delle altre persone, degli altri ragazzi che prendono questo disegno, lo preparano per andare sulle macchine e alla fine poi abbiamo altre persone ancora che fanno funzionare le macchine. Se poi avete voglia di seguirmi, vi porto direttamente a fare un giro nell'azienda e vi faccio vedere bene come si fa tutto il percorso.
Mediamente ci vogliono 4 o 5 persone, ognuna delle quali è formata con un corso di formazione specifico, per riuscire poi a ottenere il risultato finale su una macchina laser. Quanto possono essere grandi i vostri prodotti? Questa qua è proprio una bella domanda. Noi lavoriamo su prodotti piccolissimi, ma grandi come la metà di un'unghia, e lavoriamo invece su prodotti grandissimi che possono pesare anche 10 tonnellate. Avete più o meno idea di 10 tonnellate quante sono? Abbiamo un carro ponte che può alzare 10 tonnellate, quindi fare degli stampi che sono più grandi di questo tavolo. In alcuni settori invece, come nell'orologeria, lavoriamo su ingranaggi che sono piccolissimi e su cose che bisogna guardare col microscopio. Quindi il nostro mondo va dal piccolissimo al gigante. Possono acquistare anche i privati o solo i grossisti? No, da noi non possono acquistare i privati direttamente. Noi lavoriamo per prima dei grossisti, per chi costruisce il prodotto. Questo prodotto poi, una volta che è stato confezionato, viene dato ai grossisti, che lo danno ai negozi, che poi vengono venduti ai privati. Quindi da noi i privati non possono comprare. Quali sono gli ultimi lavori che vi hanno ordinato? Uno degli ultimi lavori che abbiamo eseguito per la Alessi è questo vassoio. Questo oggetto è stato tutto lavorato con una lavorazione laser per ottenere, non so se si riesce a vedere in camera, questa decorazione. Giro un momento, ecco, vedi qua tutti questi cerchiolini, tutto questo disegno, e questo è un lavoro che esce proprio in questi giorni nei negozi. Già che siamo qua nella nostra sala demo, dove abbiamo un po' di oggettistica, vi faccio vedere questa valigia dove abbiamo fatto tutta questa lavorazione estetica. Perché abbiamo parlato prima delle dimensioni degli oggetti, uno stampo per stampare una valigia come questa può arrivare a pesare fino a 7 tonnellate. Quindi 7 tonnellate di acciaio che devono essere spostate con un carro ponte o con dei muletti molto speciali per ottenere questo oggetto che pesa un chilo alla fine. Avete realizzato qualcosa per Natale? Oh Anna, che bella domanda. Guarda, per Natale abbiamo giusto realizzato questo alberello di Natale, tutto rosso, pieno di decorazioni, che poi potete trovare in vendita nei negozi, pieno di caramelle. Abbiamo realizzato anche queste palline di Natale, sempre lavorando sugli stampi, e anche queste vengono poi riempite di caramelle e possono essere appese sull'albero di Natale. Questo è un altro oggetto che abbiamo realizzato apposta per Natale, tutto pieno di decorazioni. E questi sono tutti quegli oggetti che vengono fatti appositamente per il periodo di Natale. Progetti futuri? Dunque, questo è l'ufficio dove vengono disegnate tutte le cose che i ragazzi andranno a incidere con le macchine che vedrete più tardi. E progetti futuri, in realtà noi, in base a quello che i clienti ci chiedono, vediamo di diventare di volta in volta sempre più bravi, in modo da poter occuparci di progetti sempre più complessi. Quindi per il futuro pensiamo di migliorare sempre di più. Dunque, in questo caso il cliente ci ha consegnato questo campione in plastica chiedendoci di replicarlo il più fedelmente possibile e di applicarlo allo stampo che lui ci ha inviato. Allora, in questo caso qua come procede il lavoro? In primo luogo bisogna replicare la texture copiandola con diversi strumenti digitali. In base al tipo di texture su cui si lavora, solitamente si studia un percorso apposito, perché è difficilissimo che lo stesso metodo funzioni in due occasioni diverse. Una volta testata la texture su delle placchette come queste, dove facciamo dei vari test appunto per vedere quanto è somigliante al pezzo originale, si passa all'applicazione del disegno sul modello 3D. In questo caso si deve applicare facendo più cura
cercando di essere più accurati possibile nel non avere distorsioni o nel curare la continuità appunto fra le varie parti dello stampo. Come un altro esempio, abbiamo preparato per esempio delle piastre sui quali poi viene incisa, vengono incisi i vari nomi dei ragazzi qui presenti. In che modo la vostra azienda rispetta l'ambiente? ML rispetta l'ambiente perché la tecnologia che utilizza è una tecnologia sostanzialmente pulita. Non c'è nessun acido che viene inserito nel processo perché utilizza la luce per fare le incisioni. Quante persone lavorano nell'azienda? Qui in ML siamo in totale più o meno 25 persone, divise tra ragazzi e ragazze, e non tutte lavorano nello stesso ambito. Abbiamo un 5-6 persone che si occupano della parte commerciale amministrativa, più o meno ancora 5-6 persone che si occupano della parte grafica, di studio, di progettazione, e le persone rimanenti invece si dividono sulla produzione. C'è una messa aziendale, mangiate tutti insieme? Noi abbiamo qui in azienda una piccola cucina dove qualcuno può portarsi il mangiare da casa e scaldarlo. Invece abbiamo un accordo con un ristorante qua vicino che usiamo come mensa, perché crediamo che sia molto importante mangiare tutti insieme, perché è un momento dove si può parlare, ci si scambia i problemi legati all'azienda, oppure si fanno quattro chiacchiere tutti insieme e si fa gruppo. È molto importante secondo noi la pausa pranzo e condividere tutti insieme il momento del pranzo. Fai la pausa caffè? Noi certamente che facciamo la pausa caffè, la facciamo tutti insieme, e ti dirò di più, è obbligatorio per ogni persona che lavora qui, quando fa gli anni, portare le paste che le mangiamo tutti insieme nella pausa caffè. Appuntamento alla prossima puntata.